Ciao a tutti ragazzi da Corazzo Trove, bentornati sul mio canale per questo inizio video. Eravamo proprio rimasti qui ragazzi, appena finito il primo tempo, e Caleb che ha cercato queste cose appunto. E ragazzi, abbiamo appunto finito questa partita, eravamo rimasti sul primo tempo. Chi li prende? Chi li prende ragazzi? Chi li prende? Sono i miei ordini. Mamma mia, che presa di potere. Ok. Va bene, continuiamo. Vai. Ok, perfetto. Via. Ok. Dai, siamo 1-1, non demoralizziamoci. Fai pena, mamma mia. Ok. Qui ragazzi, la partita riparte nel secondo tempo sul risultato di 1-1. Via. Attenzione, Kevin non ha più energia, porca miseria. Però ragazzi, ci proviamo lo stesso, anche se siamo in svantaggio di elemento. Un tiro potentissimo di Kevin Dragonfly ci proverà ragazzi, ma lui userà il morso della belva. Sono anche contento perché come vedete adesso va a 0 di PT. E quindi ora basta anche un tiro scarsissimo ragazzi in teoria per trafiggere Joking. Quindi andiamo se riusciamo ragazzi, se no vabbè. No va bene, ci possiamo riuscire. No, vabbè, allora ragazzi torneremo dopo. One more time. Tipo, tanto la palla ce l'aveva il miglior talento di Nara, voglio far notare. Aveva appena recuperato con una scivolata delle sue, invece niente. Per la terza volta, ragazzi, con tutte le sue energie che sono rimaste in corpo. Pinguino imperatore numero 1. PT esauriti, come potete vedere. Non ci riuscirai. Attenzione. Mamma mia. Fermati, ormai l'ha fatto. Dark. Kevin sta proprio male, si vede. Però ragazzi, apete riparte, ripartono anche gli highlights. Passaggio buono ragazzi, ce la può fare. Ora, ha perso palla, ma la recupero subito Sean. Sean ragazzi, Sean deve tirare perché il portiere ha un'energia grandissimo. È solo un PT il portiere ragazzi. Noi invece abbiamo 46, quindi ora tornerà a 6. Ma la tormenta glaciale c'è ragazzi, vento contro fuoco, nessuna vantaggio, svantaggio. E ce la facciamo perché Sanford non ha più energie e non può trattenere, scusate King. E c'è il gol della Rainbow ragazzi, passiamo in vantaggio al 25esimo minuto del secondo tempo. Mamma mia ragazzi, per un attimo ho temuto, ma per fortuna ce l'abbiamo fatta con una grande ripartenza della nostra squadra. Kevin purtroppo non ce la fa più. Ma ragazzi, questo non importa perché siamo riusciti a segnare ragazzi. E adesso vediamo cosa fa il miglior talento in area. Vediamo se in live riesce a fare qualcosa. No, scalo offensivo. Vabbè, torneremo dopo ragazzi. Bene ragazzi, quindi sarà con questa torre inespugnabile di vittoria. Prima che questo Messer vada in porta, che apri e finisce ragazzi. E ben 2-1 per la Raymond contro l'Apex Futurori Academy. Kevin e Sean segnano. Dall'altra parte invece Sanford. Che succede? Mi dispiace Jude. Abbiamo fatto una cosa sbagliata, ma ora sono felice. Felice di aver capito cosa significa giocare a calcio come te. Joe! Sei il miglior capitano che abbiamo mai avuto, Jude. L'unico anche, se posso permettere, scusate. Non volevo interrompere. Aia, questa pesa tantissimo. Wow, duro qui Dark, eh. Kevin impara il Dragon Tornado. Ok. E l'illusione ottica Nathan. Solo adesso impara il Dragon Tornado. Ok. Mark! Eccolo. Eccolo. Sono stato contattato da Seymour. Ma questo non è importante.
Questa volta non puoi sfuggire, Dark. Voglio un'altra maratona proprio. Di quelle brutte proprio. Cosa? Cosa hai fatto? Accidente, rimane solo una cosa da fare. Abbandono la virilità. Scappiamo! Mamma mia, come se lo dai gambe, Smith. Fantastico. Where's Jude? Attento, Sean, che te caschi. Oh, scusate questa parentesi veneta, però ci stavo. Lo prende per mano quasi. Ci incontreremo ancora, Jude. All'inferno. Non lo so, si sta o nei fondali marini si sta precipitando tutto. Basta, interrompiamo sta risata. Basta, Dark, ti prego. No, bella sta immagine. Sarebbe quasi una miniatura. Adesso ci penso cosa fare. Non esige le mano, ma ce l'ha spaccata praticamente. Che vince le stampelle. Aia, appena imparato il Dragon Tornado. A parte che cosa gli sarebbe servito il Dragon Tornado dato che non c'è Axel. Sapete che ci ho pensato solo adesso. Quindi dopo Axel, ragazzi, con la lacrimuccia, anche Kevin lascia la squadra. In pratica, ragazzi, l'attacco della prima serie non esiste più. Ora ci affidiamo a Sean, al suo, diciamo, alter ego offensivo, a Edmonds e al miglior talento di Nara per ora. Per quanto riguarda Janus, ve l'ho detto, ragazzi, non riesco a reclutarlo, nel senso, io c'è nell'edificio principale dell'Alpine ma non lo trovo. Adesso ci riproverò adesso magari, però non so, ragazzi, veramente cosa devo fare. Misteri, misteri, misteriosi. Arrivederci. Esce via dalla quadratura, ok. Tutto un po' misterioso in queste serie, eh. Siamo stato un po' in cavallo di battaglia del Dino 2011 a fare tutte storie con intrighi misteriosi, ok. Wow. Oh, un'altra bella immagine. Capisco, quindi c'è una connessione tra i Dark e l'Adus Academy. Dunque, quanto è potente l'Adus Academy? Guardate che faccio sta voce, ragazzi, mi pento di averla pensata. Grazie, Stevens. Sì, c'era qualcosa che mi preoccupava. Si tratta di un tragico incidente. Qualche anno fa, all'estero, una ragazza è morta giocando a calcio. Le voci dicevano che fosse rimasto ucciso, perché era coinvolto in qualcosa di loco, ma... La ragazza non ce la faccio, lo so.
Stranamente nessuno fu mai arrestato, accusato del crimine. Il cognome della ragazza era Schiller, magari era imparentato con un altro Schiller. Astram Schiller? Precisamente, e mi pare che Schiller fu coinvolto in uno scandalo internazionale, proprio in quello stesso periodo. Ne è più perso il pubblico da allora. Sono sicuro che c'è una connessione tra i due episodi. Deve esserci qualcosa. No, veramente. Oddio. Eccolo. Pronto? Buongiorno? Ah, ok, clip. Signore, Ray Dark e l'Absolute Royal Academy sono stati sconfitti, ma la prego di non preoccuparsi. Abbiamo già messo in atto il nostro prossimo piano. Ah, oh, finalmente. Ora le cose si fanno interessanti. Wells, ascolta questa domanda. Mi ricorda qualcuno. Pensi che l'infinità dello spazio sia proprio affascinante? Certamente. Dopotutto, ne sappiamo così poco, non è vero? L'infinità dello spazio. Affascinante, ne sappiamo poco. Quindi questo è l'imperatore, ragazzi, dell'Alice Academy. Questo sembra un vice, diciamo. Quindi abbiamo scoperto anche queste nuove cose, ragazzi, davvero molto molto interessanti, direi. Naniwale, da Osaka, a cercare la base dell'Alius. Chi avrebbe immaginato che fosse qui? Scopri di più nel prossimo capitolo, un giro in giostra. È ora di allenarsi. Chi sarà quella ragazza, ragazzi? Ragazzi, ok, ma è banali questi nuovi titoli, diciamo così. Salve Impro che si rigioca, ragazzi, ma questi due imperatori dell'Alius, ragazzi, li abbiamo conosciuti e hanno già niente nuovo piano. Cosa sarà, ragazzi? Ancora la Epsilon o qualcosa di diverso? Vedremo, ragazzi, proprio. Oddio. Non faccio la voce americana di Hillman, non la faccio. Quello che sappiamo è che il sottomarino dell'Alius Roy. No. Dell'Absolute Royal è andato in mille pezzi. Ed è scomparso negli abissi. Il caso è chiuso. Dietro l'Alius opera una forza immensa malefica. Sono parole del primo ministro. Seymour. Tre punti di sospensione. Questa situazione non mi piace per niente. Dark ha privato il mio amico David Evans dei suoi sogni e persino della sua vita. Non glielo perdonerò mai. Questa è una frase che ho già sentito da Smith. Non glielo perdonerò mai. Nessuno ha mai amato il calcio come David, dedicandogli così tante energie. Ho giurato a me stesso che l'avrei vendicato, ma non avrei mai pensato che sarebbe finita così. Se David fosse qui. Prima che scoppino a piangere, finalmente c'è una chiamata, dato che sono molto rare in questo gioco, no? Attenzione, qualcosa di una nuova scuola, a quanto pare. Per Fukuoka. Andiamo tutti a Fukuoka. Chi? Magari ho saltato una frase, scusatemi. Ecco, volevo dire che ho saltato una frase, ma perché avevo avuto un attimo mal di gola, ecco. Sì, hai ragione. Beh, adesso non posso fare altro che aiutare Mark e la squadra. Farò qualche domanda al primo ministro. No, ti prego! Ho l'impressione che abbia talmente tanto mal di gola che non risponderà, ma lui sappia più di quello che dice. Non è vero! Parla per te, Seymour. Vecchiaccio, io vado, ci vediamo. E se ne va da figo, è sempre lui andarsene da figo. Poi l'altro gli rigira le spalle, ma è sempre lui andarsene da figo. Capitolo 6. Un giro in giostra. Siamo già al capitolo 6, ragazzi, quindi un giro in giostra, sono davvero contentissimo. Siamo leggermentissimamente in ritardo, ma perfetto, ragazzi, deve essere proprio giusti. Quindi va bene. Ah, è un ospedale insieme agli altri, ok.
Sentiamo cosa c'ha da dire Sonny. Osaka. La bimbetta capricciosa. È suo padre. Beh, Scott, tu non hai tanto da ridere. Attenzione, cosa ha detto Lina? Cosa ha detto Lina? Oddio. Un sorriso abbastanza strano. E la frase era abbastanza strana, a dire la verità. Cerchiamo quindi di questa squadra dell'Alius, che sia la Epsilon o chi per lei. Scott, mamma mia, quanta aria che si dà. Oddio. No, no, ni tutti, no, no, niente, 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 niente. Lo dicono poi niente, 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 niente. Parliamo con il signor Alberto quando vogliamo partire. Ma sì, dai, intanto ragazzi, il viaggetto ce lo facciamo. E poi cosa mai, interrompiamo la parte. Tutti a bordo si parte. Ed è ora, ragazzi, di andare a Osaka. Quindi andiamo a Osaka. Andiamo nella città di Osaka. Osaka, quindi. Wow. Non sembra essere una cittadina così piccola, eh? Se abbiamo soldi, però. Esatto. Va bene. Io ragazzi, intanto vi ricordo di lasciare tanti bei like, mi raccomando ragazzi, tanti bei mi piace per questa parte, quanto possiamo arrivare? Tanti, tanti, tanti like ragazzi, mi raccomando, se volete lasciatemi un commentino, e se non l'avete ancora fatto, mi raccomando, iscrivetevi ragazzi, e metti mi piace alla pagina Facebook e iscrivetevi al secondo canale. Ancora grazie infinite per la visione e un saluto a tutti del prossimo, oddio, del vostro caro Zootonove, al prossimo video ragazzi, sto registrando di sera e sono stanco, ciao ciao.